Electrolux presenta la nuova gamma di asciugatrici denominata Delicate Care, e già il nome fa capire quella che è la caratteristica fondamentale, cioè la possibilità di trattare a casa nostra qualsiasi tipo di tessuto. Partiamo con la possibilità di asciugare completamente la lana direttamente nel cestello senza l'ausilio di nessun tipo di rack. Il ciclo lana inoltre è certificato dall'istituto Woolmark, che ci permette quindi di trattare all'interno del prodotto qualsiasi tipo di lana. La lana è nell'immaginario collettivo il capo più delicato in assoluto, perché abbiamo problemi di ristringimento, problemi di infeltrimento. Grazie alla tecnologia che è racchiusa nei prodotti Electrolux abbiamo la possibilità di trattare appunto questo tessuto direttamente nel prodotto senza nessun tipo di preoccupazione e di remora. Inoltre Electrolux è in grado di trattare anche altri tipi di capi delicati come la seta, il tutto grazie a movimenti specifici delicati che sono possibili grazie alla tecnologia del motore inverter. I cicli lana e cicli seta sono cicli comunque brevettati, perché Electrolux da sempre investe in ricerca e sviluppo e quindi vuole preservare quella che è il proprio vantaggio competitivo nella gestione di tutte le tipologie di tessuti. Il prodotto inoltre si declina in classe di efficienza energetica A++ e quindi soddisfa nei 7, 8, 9 kg qualsiasi tipo di esigenza, sia di capacità di carico che di risparmio energetico. Nell'ottica di fare un prodotto sempre più usufruibile dal parte del consumatore, abbiamo investito in quella che è l'ergonomia del prodotto stesso, andando a semplificare quello che è anche il concetto di manutenzione del prodotto. Abbiamo ridotto il numero di filtri, creando un filtro specifico con un doppio strato direttamente nella bocca a carico del prodotto. Questo ci permette di avere una ridottissima manutenzione, di pulire un solo dispositivo, ma nel contempo di mantenere accessibile quella che è la zona più critica del prodotto, che è l'evaporatore. Per cui nella filosofia di Electrolux applichiamo quello che è un concetto di prevenzione della pulizia, di prevenzione di quello che è il sistema di circuito di riscaldamento e condensazione, per evitare che questo circuito si sporchi. Il tutto grazie a questo nuovo filtro, che quindi ci permette di avere un'estrema facilità di utilizzo associata a una precisione e un mantenimento dei consumi nel tempo. La linea di asciugatrici di Electrolux si compone anche di un prodotto che, tra le varie caratteristiche, presenta anche quella che è la tecnologia del vapore. Il vapore in un'asciugatrice serve per trattare i capi asciutti e ha una duplice funzione. La prima è quella di dare una funzione antipiega e quindi abbandonare quasi completamente quello che è la gestione e l'utilizzo di un ferro da stiro e dell'asse da stiro. La seconda è quella di avere un'azione deodorante per rimuovere nei capi puliti, che magari sono impregnati di cattivi odori, quello che è appunto una profumazione non idonea e non corretta. A tal proposito, io qui ho portato due camicie appositamente annodate per farvi vedere quello che è il vantaggio di utilizzare un'asciugatrice con la tecnologia vapore. La situazione è veramente devastante, perché una camicia in queste condizioni non è quella che esce da una lavatrice. Però Electrolux, con il suo trattamento a vapore, è in grado di gestire anche questa tipologia di pieghe per andare ad abbattere quelli che sono i tempi di stiratura poi successiva. Il prodotto ha un serbatoio, che qui vedete illuminato di arancione, che è in grado di contenere acqua per gestire tre cicli di vapore. Il serbatoio si riempie in maniera automatica, logicamente, perché obiettivo fondamentale è quello di ridurre al minimo quelle che sono le attività di manutenzione del prodotto. È possibile però, se io ho l'esigenza di fare più cicli a vapore, di caricare anche in manuale quella che è l'acqua necessaria a produrre il vapore, in modo tale da avere una massima flessibilità e una massima gestione di quella che è la mia caratteristica principale di prodotto, di andare ad abbattere e a ridurre il numero di pieghe. Per cui selezioniamo il ciclo a vapore e facciamo partire il prodotto per andare a verificare quello che è il
il risultato finale. Se per caso, come in questo momento, la macchina non ha acqua sufficiente, è estremamente intelligente, per cui mi indica sul cruscotto quella che è un'icona per la mancanza di acqua. Per cui sarà sufficiente andare a raboccare con dell'acqua demineralizzata quello che è il serbatoio presente all'interno del prodotto, per poi far partire quello che è un ciclo di asciugatura di trattamento vapore. È logico che maggiore la quantità di vapore che vado a scegliere, maggiore sarà il risultato, e quindi mi darà la possibilità di gestire il tutto con estrema facilità. Bene, sono passati 15 minuti e andiamo a vedere quello che è il risultato che abbiamo ottenuto con il ciclovapore. Prendiamo le nostre due camicie, che avete visto come erano stropicciate, e questo è il risultato che riusciamo ad ottenere. È logico, non sono camicie che sono stirate, ma si può notare come tutte le pieghe, le grinze che c'erano in precedenza sono quasi totalmente sparite. Basterà ora andare a dare un colpettino nella parte frontale con il ferro o sui polsini o sul colletto per andare a determinare quella che è una stiratura quasi efficiente e diciamo ottimale di una camicia che, vi ricordo, era annodata con un doppio nodo, quindi situazione veramente devastante per un tessuto e una camicia. Non è la situazione che abbiamo nel bucato, quindi a casa con un bucato tradizionale il risultato sarà ancora più esaltante. Questa è la prima camicia. Se andiamo a vedere anche la seconda, il risultato è analogo. Per cui un abbattimento del tempo di stiratura che noi dichiariamo, diciamo, del 50%, ma in alcuni casi come questo oserei dire che veramente riduce al minimo quello che è l'investimento del mio tempo per andare a stirare, e quindi ho più tempo libero per gestire le mie attività personali.